Ok, allora questo video è per tutti quelli che stanno passando l'estate a studiare, che sia per via degli esami di maturità, per via della sessione estiva o per qualsiasi altro motivo esistenziale o lavorativo che li sta tenendo rinchiusi in casa a studiare, invece che godersi l'estate. E nel caso stiate guardando questo video senza rientrare nella categoria, sono sicuro che conoscete almeno una persona che ha questo tipo di problema. Quindi condividetevi questo video. È molto importante. Però 10 utilissimi consigli perché ho costretto a passare un'estate di merda per motivi legati allo studio. Consiglio numero 1, e vale sia per le donne che per gli uomini. Studiate oggi quello che vorreste studiare domani. So che rimandare al giorno successivo è una tentazione fortissima, ma dovete riuscire a sconfiggerla. Perché prima finite di studiare, prima finisce l'incubo, finisce la cosa. E non raccontatevi la cazzata che siete stanchi o avete troppa ansia, del tipo oggi non faccio più niente, studiare con l'ansia è controproducente. No, studiare con l'ansia è comunque studiare, non studiare è controproducente. Secondo consiglio, e anche questo vale sia per le donne che per gli uomini. Tagliatevi i capelli cortissimi, così potete asciugarli velocemente e tornare a studiare. Ovviamente niente vasca, doccia veloce, 5 minuti e via. Terzo consiglio, anche questo vale sia per le donne che per gli uomini. Non raccontatevi la scusa che siete troppo stanchi per studiare la sera. È scientificamente provato infatti che la pubertà si supera solo quando iniziamo a studiare anche dopo cena. Quarto consiglio, anche questo vale per tutti. È proprio bello quando decidi di studiare a letto per stare ancora più comodo, ma finisce che quando ti svegli è praticamente finita la sessione. O gli esami di maturità o qualsiasi cazzo di cosa che dovevi affrontare. Quindi mettete i vostri letti e i vostri divani nel garage. Oppure vendeteli su eBay o su X-Drive, così non vi viene la tentazione. E ovviamente imparate a dormire seduti sulla scrivania. Così appena vi svegliate potete direttamente studiare, senza perdere tempo nello spostarvi da una stanza all'altra. Quinto consiglio, anche questo vale per tutti. Abituatevi per tutta la durata del periodo di studio a indossare tute e magliette intime, così non capirete più se siete ancora in pigiama o se avete un abito per uscire. E potrete addormentarvi comodamente sulla scrivania senza aprire l'armadio. Ha ovviamente massimo 24 ore per tutte biancheria. Poi mettete a lavare, vi fate una doccia.